Tu quando dirigi gli altri, gli fai vedere la scena, che tipo di suggestioni dai? Fai come Clint Eastwood che dice partite, fate un po' come volete, sempre tra virgolette. Come ti regoli? È normale, diciamo, noi attori abbiamo un lessico comune, gli attori sono, secondo me, sono una specie di tribù, ci riconosciamo. E quindi riconoscendoci abbiamo un linguaggio che ci accomuna e sappiamo parlare tra di noi con più facilità della volta con cui un regista che ha un approccio magari solamente intellettuale al set, all'attore, riesce poi ad esprimersi. Però devo anche dire che ci si meraviglia sempre degli attori che fanno i registi, perché a un certo punto è avvenuta una cosa strana nel cinema con gli anni 50, 60, però voglio ricordare che c'era un signore che si chiamava Chaplin, che era un attore ed era un regista, ed era anche il cinema, proprio. Per cui diciamo il fatto che un attore sia un regista, il fatto che un regista sia, diciamo che un attore sia un regista è una cosa abbastanza normale, è una cosa assolutamente normale, che poi invece negli anni, perché a un certo punto poi è arrivata una figura un po' più ideologica del regista, e si è pensato che invece fosse una sgrammaticatura oppure un'ambizione smodata degli attori, quella di voler passare dietro la macchina da presa. Invece è una cosa assolutamente normale, anche perché il luogo comune che gli attori siano dei burattini va veramente sfatato. Cioè gli attori non sono... Gli attori, e penso che Micaela sarà d'accordo con me, sono degli autori. E gli attori pescano dal proprio mondo interiore, diciamo. Un vero attore non è un imitatore, non è uno che riproduce qualcosa che vede all'esterno, ma è qualcuno che invece cerca al proprio interno qualcosa che assomigli al personaggio che il regista o l'autore ha scritto. Quindi ogni attore non può che pescare dal proprio mondo interiore, e quindi ogni attore è un autore, così come sono autori i registi. Quindi io non ci vedo una grande difficoltà, trovo più sospetto nei confronti invece dei registi che a un certo punto decidono di fare gli attori, perché diciamo, quello è un passaggio forse un po' più innaturale. Mi è stato raccontato una volta che un regista, adesso non vi dirò mai chi, vorremmo sapere il nome, le iniziali, un regista che aveva deciso a un certo punto di fare l'attore aveva cominciato ad andare in palestra, ecco, come se diciamo l'attore dovendo esibirsi avesse bisogno, come dire, di un po' di palestra, di qualcosa che ha a che fare con l'estetica. Invece no, gli attori hanno a che fare non con l'estetica, ma con le profondità, con le zone più buie del proprio animo. Quindi io, quando faccio il regista, prima di tutto non lo dico mai di fronte ai registi, perché diciamo io voglio continuare a fare l'attore sempre e voglio chiarire sempre ai registi che io sono un attore irreprensibile che fa il proprio dovere, che fa il proprio compito. Non voglio essere visto come uno che magari sta lì sul set e dice ma io metterei la macchina da presa qui e così via. No, diciamo, sono assolutamente scisso. Quando faccio il mestiere dell'attore sono assolutamente a disposizione degli attori, dei registi, anche perché so quanto il mestiere del regista sia faticoso, e star lì a rompere le balle con il mio punto di vista non lo farei assolutamente mai. Quando quindi diciamo sono scisso, la mia è una schizofrenia veramente conclamata ormai da quando avevo 29 anni, e mi metto a disposizione assolutamente del regista, e quando invece faccio il regista cerco di entrare nel mondo degli attori, di comprenderli, di amarli, di fare in qualche modo quello che ha fatto anche Micaela, e cercare sì, delle volte magari di esprimermi attraverso magari dire io la farei così, ma dire io la farei così non significa pretendere che quell'attore faccia la cosa in quel modo, è solo un modo di comunicare, come dire, una parvenza del personaggio affinché poi il tuo attore possa riprodurla pescando a sua volta dal suo mondo interiore. Sentite. Non voglio sapere il nome, ma poi quel regista che andava in palestra poi ha recitato? Ha smesso di fare sia l'attore che il regista. Però magari è diventato culturista, ancora chissà che cosa. Però quella è colpa anche di voi attori, quando poi dite nelle interviste o nelle cose, no? Per un attore è vero, ovviamente il corpo è uno strumento di lavoro, quindi quel regista vi ha preso la lettera. Cioè non la devo rafforzare, ma ha preso solo la schiuma, solo l'aspetto diciamo esteriore, superficiale. Prima